Bizzotto. Con tutto rispetto per Di Maio, dovrebbe studiare un po' di più autonomia. Ma potrebbe venire non a casa mia, anche perché sinceramente non ci terrei, ma può andare in qualsiasi casa di un Veneto, di un Lombardo, e gli spiegherebbe cos'è l'autonomia, gli spiegherebbe chiaramente cos'è l'autonomia. Noi abbiamo detto, ed è questa la proposta, Cosa è un che ebete totale questo no, Di no, non Maio. conosce l'autonomia, Ma no, ma amico, avete fatto un sociologo. governo con un Aspetta, cretino. Ma cosa è da pazzi? beh, tu ci hai lavorato con questo cretino, perché non lo reputo cretino. Abbiamo capito che di certo la Bizzotto non vorrebbe Di Maio a pranzo, perché non lo inviterebbe. No, cioè, mangio... Vabbè, si scherza. No, ma no, avrò il diritto di scegliere. Però guarda, ci fa il governo. Faccio questa promessa, una volta che avrà votato l'autonomia, lo invito a pranzo a casa mia. Ottimo. Ok? E cucino io. Ecco, quindi penso, spero presto. Vediamo però la questione della solidarietà. Di Maio, mi ero permesso di farla perché so che è stato collaboratore dei 5 Stelle, il qui presente, e poi se n'è andato, quindi qualche perplessità sui 5 Stelle l'ha avuto, non l'ha avuto anche lei. Non sono né andato né tenuto, sono un professionista che fa le cose a pagamento. Esatto, è stato pagato dai 5 Stelle. Vabbè, per un lavoro, Bizzotto, usciamo dalla dinamica personale, stiamo parlando del paese. L'autonomia ora, quella che stiamo contrattando, quella decisa dai cittadini veneti, lombardi e dall'Emilia Romagna, è molto semplice. Ma lo possono fare da soli. Ma l'educazione non è un patto nazionale. Possono decidere posso? Per il professore. Ascolti anche lei. Togliere i soldi al sud, lo decide il nord. Ascolti anche lei, per favore. Allora, noi diciamo ora, adesso diamo alla Lombardia, al Veneto, 100. Lo Stato dà 100 per gestire le materie. O meglio, con quei 100 gestisce le materie. Adesso noi diciamo, dateci quei 100 perché la scuola, la sanità e altre materie, 23 materie, vogliamo gestirle noi con quei stessi soldi. Perché no, diciamo con quei soldi, perché siamo convinti, perché riteniamo di essere bravi anche noi veneti, non solo i campani, evidentemente, che riusciamo a gestire meglio con quelle stesse risorse, quindi non c'è nessun, non togliamo niente ma a nessuno. Detto questo, ricordo a tutti una voi che in realtà l'autonomia è stata chiesta anche da altre regioni, dal Piemonte, dalla Liguria, e da 5 altre Emilia. Regioni, e anche dall'Emilia, l'Emilia è già avanti, ma altre 5 oltre queste. La stessa campagna. Sì. Quindi non è il male assoluto. Io dico, ha funzionato lo Stato come abbiamo inteso finora? No, perché il servizio di Napoli è uno dei tanti servizi che possiamo fare. Noi diciamo, vogliamo che le regioni, tutte, anche la Campania, anche la Sicilia, apriamo un'altra parentesi, gestiscano le loro risorse, siano responsabili delle loro risorse. Detto questo, 190 in meno. Andiamo all'inizio. 190 andiamo miliardi all'inizio. In meno. Guardate però. Che l'autonomia che chiediamo adesso è all'interno della Costituzione. Quello che mi fa arrabbiare è che i 5 Stelle il giorno prima dicono ok, perfetto, problema risolto, il giorno dopo si inventa un altro problema. E questo mi fa arrabbiare, fa arrabbiare un milione di cittadini. Ritorno da te.